Siamo ora agli spettacoli, stagione in crescendo per il Teatro Stabile che torna ai livelli di prima della crisi per affluenza, incassi e gradimento. Presentata anche un'anticipazione della nuova stagione che ancora non si sa da chi sarà diretta. Vediamo. Il Rossetti chiude la stagione tornando ai livelli pre-crisi di 3 anni fa, con 171.000 spettatori e incassi aumentati di oltre il 30%. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è in assoluta controtendenza con il resto del panorama italiano e registra una significativa crescita d'attenzione per la prosa. Quasi a 80.000 presenze per la prosa, che nel sondaggio che abbiamo fatto, ma lo dicono i numeri stessi, viene definita di alto gradimento. Il teatro è ritornato agli antichi splendori, addirittura con peculiarità maggiori, perché abbiamo fatto sì che la prosa si incrementasse del 30%, con grande compiacimento del pubblico, ci ha tributato nei giudizi finali un grande consenso. Ottime anche le classifiche di gradimento, ancora una volta per la prosa, dove Magazzino 18, produzione dello Stabile, è lo spettacolo che è piaciuto di più. Miglior attore Alessandro Gassman con Riccardo III, seguito da Simone Cristicchi, lanciato verso repliche prestigiose. Cristicchi farà 150 repliche circa, anche a New York, a Toronto, eccetera. E niente di meno, lo spettacolo su Pasolini, con quel grande che è Erlitz, inaugurerà il piccolo teatro di Milano, la sala di Strehler, e poi sarà a Roma, niente di meno che al Teatro Argentina. Miglior musical Cats, al top della danza Roberto Bolle, che coronerà la stagione il prossimo 27 luglio. La nuova stagione si aprirà con Finisterre, il nuovo spettacolo per la regia di Antonio Calenda, evento principale alla festa del teatro di San Miniato. E Calenda, direttore in carica fino al 15 settembre, non ha presentato la sua candidatura per un nuovo affidamento, lasciando però aperto uno spiraglio. E in mente dei... Io ho voluto rispettare il decorso proprio storico del teatro, mi sento uno dei costruttori di questa avventura degli ultimi 20 anni e spero che tutto vada per il meglio. Che cosa sia il meglio? Non lo so.